Buonasera a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Perla e questa sera vi trattengo qualche minuto con le mie carte. Visto che siamo a inizio anno, ho pensato di fare degli interattivi sui segni zodiacali, su come andrà quest'anno, questo 2021, nei vari segni zodiacali. Quindi, ovviamente voi sapete che i segni zodiacali sono 12. Tutti, solo interattivo non posso farli, per cui ho deciso di farne quattro segni, quattro segni per interattivo. E stasera comincio con i primi quattro segni che sono Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, che riguarda soltanto le persone che appartengono a questi segni. Vediamo come sarà, come andrà per quest'anno, come andranno per quest'anno. L'amore quest'anno, diciamo i primi 3 mesi, primi 3-4 mesi dell'anno, nei primi 3-4 mesi dell'anno, come andranno l'amore e il lavoro, insomma, la fortuna. E quindi cominciamo subito con il primo segno che è l'Ariete. Mettiamo tutti i segni da parte. Ariete, pietra bianca. Ariete, è tempo di agire. Beh, già, porta bene. È tempo di agire. Cominciamo bene. Allora, è tempo di agire. Vediamo un po'. Ragazzi o ragazze che appartenete al segno dell'Ariete, vediamo questi primi 3-4 mesi come andranno per l'amore, il lavoro e la fortuna. Ragazzi o ragazze. Devo dire che per voi dell'Ariete, ragazzi e ragazze dell'Ariete, questi primi 3-4 mesi dell'anno andranno veramente molto bene. Per quanto riguarda l'amore, ci saranno dei nuovi incontri, delle eventuali conoscenze, diciamo. Quindi se al momento non avete una relazione con nessuno, ci sarà la possibilità di una nuova di, una, di nuove relazioni. Se invece avete già una persona, la vostra situazione amorosa andrà tranquillamente avanti. Per quanto riguarda invece il lavoro, non c'è, diciamo che andrà come è sempre andato, nel senso che se avete un lavoro che per adesso sta andando bene, continuerà ad andare tranquillamente. Per quanto riguarda invece il denaro, arriveranno delle entrate di denaro. Se saprete, diciamo, amministrare bene il vostro denaro, ne arriverà di più. Se saprete essere un po' audaci, vediamo il mago, arriveranno una bella quantità di soldi. Potreste avere anche qualche piccolo dispiacere, però, perché c'è anche qualche carta di spade, quindi attenzione a un eventuale dispiacere. Comunque cercate di essere leggeri, abbiamo anche qua il matto. Cercate di essere comunque un po' leggeri, eh? Però diciamo che in generale questi primi 3-4 mesi andranno bene, sì, diciamo che andranno bene. Dovrete un attimino cercare di stare abbastanza tranquilli, senza,
esagerare, diciamo che sarà un primi 3-4 mesi abbastanza tranquilli. Tutto dovrebbe andare, sia l'amore che il lavoro che i soldi andranno abbastanza bene da queste carte. Ci sarà, come c'è anche il 3 di spade, 2 di spade, potrebbe esserci qualche cosuccia magari che non va tanto per il verso giusto, però diciamo in generale ordinare amministrazione. Voi siete comunque delle persone, e c'è anche il 10 di spade, delle persone che sanno quello che fanno, delle persone serie, quindi qualunque cosa possa accadere, riuscirete tranquillamente a uscirne fuori. Per cui ragazzi o ragazze della rete, questi primi 3-4 mesi dell'anno per voi andranno molto molto bene, abbastanza bene direi. Complimenti. Andiamo avanti, vediamo cosa succederà prossimo segno. Prossimo segno è quello del toro. Toro. Pietra verde. Allora, i vostri sogni hanno bisogno di un piano pratico. Quindi ragazzi o ragazze del toro, vediamo un po' cosa succederà. Quelli del toro, vediamo un po', toro, siamo arrivati al toro, pietra verde. Allora, vediamo un attimino la forza, 4 di spade, 5 d'oro, 8 d'oro. Di denari, allora. I vostri sogni hanno bisogno di un piano pratico. All'inizio dell'anno avrete bisogno, di essere forti, parte con la forza. Ci saranno delle cose importanti da fare, per cui avrete bisogno di tutta la vostra forza per poterle mettere in atto. Poi abbiamo delle carte che riguardano gli affari di denaro, di denari. Quindi diciamo che in generale le cose che riguardano i soldi, il denaro andranno bene. Infatti poi abbiamo anche qua il carro, quindi il trionfo di tutto quanto. Allora, voi siete delle persone che sanno il fatto loro. Qui c'è il re di bastoni. Quindi diciamo che comunque, allora, siccome c'è anche la luna, vi dice di usare molta cautela, quindi dovrete usare molta cautela nell'amministrare il vostro denaro, nell'amministrazione del vostro denaro, perché sì, ci saranno dei trionfi, ma dovete stare molto attenti. Anche se comunque siete delle persone che siete molto bravi, diciamo, in questo, ad amministrare le vostre cose. E alla fine, verso la fine, insomma, se non avete una persona con cui state già in amore, incontrerete qualcuno. Se siete donne, un uomo, e se siete uomini, una donna. Quindi incontrerete verso la fine di questi, verso la seconda metà dei primi 4 mesi, quindi verso marzo, incontrerete una persona se non ce l'avete già. Diciamo che quindi avete bisogno di un po' di praticità per attuare i vostri piani. Inizialmente avrete bisogno di forza, quindi di essere forti per attuare tutte queste cose. Sicuramente amministrerete del denaro, quindi le cose per quanto riguarda il denaro andranno bene, perché poi a parte che dovrete avere molta cautela, però andranno bene, perché poi c'è il carro.
E questi siete voi, il re di bastoni, e alla fine anche l'amore, devo dire che se non avete qualcuno andrà bene, incontrerete una persona nuova. Quindi tutto sommato, ragazzi del toro, vi va bene, sono questi primi 4 mesi dell'anno, andranno abbastanza bene. Allora, complimenti anche voi del toro. Vediamo un attimino, dopo abbiamo prossimo segno, gemelli, pietra marroncina, le risposte di cui voi avete bisogno stanno per arrivare, ecco, quindi già apre così, le risposte di cui avete bisogno stanno per arrivare. Andate via la carta, però questo vuol dire che deve venire fuori. Imperatrice. Vediamo un attimino. Allora, il diavolo. I denari, paggio di bastoni, quattro di denari, temperanza, denari. Allora, questa prima parte dell'anno inizierà con una situazione amorosa proprio di passionale. Avrete un incontro passionale con una persona, o comunque avete una relazione passionale con una persona. E un ragazzo dai capelli chiari, una relazione con, se non l'avete già, avrete una relazione passionale con un ragazzo dai capelli chiari. Per quanto riguarda invece il denaro, andrà abbastanza bene, anche la situazione di denaro andrà bene, e il lavoro proseguirà tranquillamente. Dovrete avere un po' di pazienza. Diciamo che in questi primi 4 mesi dovrete essere un po' cauti e avere pazienza. Il lavoro andrà bene. Diciamo che qualunque cosa voi comincerete a fare per quanto riguarda il lavoro proseguirà tranquillamente. Avrete questa situazione passionale con questa persona, però penso che questa persona voi non è che la conoscerete all'inizio dell'anno, voi questa persona la conoscete già, avete già una relazione passionale con questa persona, con questo ragazzo dai capelli chiari. E niente, quindi il denaro, per quanto riguarda i soldi, per voi dei gemelli le cose andranno bene, soltanto deve essere un pochettino oculati, stare un po', diciamo, in campana anche, e niente, alla fine comunque la situazione è abbastanza buona, questa qua, per quanto riguarda i primi 3-4 mesi. Quindi va bene così. Ok, ragazzi dei gemelli, o ragazze dei gemelli, andiamo a vedere per quanto riguarda
i ragazzi e le ragazze del Cancro, pietra bianca. Consiglio personale vi darà la soluzione. Allora, ragazzi o ragazze del Cancro, vediamo un po' cosa vi dice. Come sarà i primi 3-4 mesi dell'anno per voi, come saranno? Comincio a dire che l'amore andrà molto bene. Se non avete già conosciuto qualcuno che vi ha fatto battere il cuore, lo conoscerete. Se avete una persona con cui state, già andrà avanti, la vostra relazione andrà avanti a gonfie vele. Avrete dei contrasti con qualcuno però. Allora, l'amore va bene, però forse per quanto riguarda le relazioni con qualche persona ci sono dei contrasti con qualcuno, che sono un po' di carte di spade. Quindi c'è qualcuno con cui siete in contrasto, o con cui già siete in contrasto, o con cui sarete in contrasto. Dei problemi con qualcuno, problemi abbastanza seri. Avrete dei problemi con qualcuno. Poi, per quanto riguarda invece il resto, il lavoro prosegue regolarmente. Alla fine, forse arriverà anche qualcosina di denaro. E comunque in generale la situazione si evolverà, migliorerà verso la fine dell'anno. Ma inizialmente vedo che, a parte l'amore che va bene, ci sono dei problemi, i contrasti con qualcuno. Probabilmente nel campo del lavoro ci sono dei contrasti con qualcuno per voi ragazzi del Cancro o ragazze del Cancro. Questo mi dicono le carte. Quindi state un po', fate un po' attenzione, perché ci saranno dei contrasti probabilmente sul lavoro. Per il resto tutto procede. L'amore e insomma la fortuna e quant'altro vanno bene, ma ci sono questi contrasti sul lavoro più che altro. Per il resto va bene. Ok? Bene. E ho detto anche l'altro segno, poi le altre volte diremo gli altri segni. Per adesso abbiamo detto, vi ho parlato dei primi quattro segni, dello zodiaco. Allora, io vi saluto anche per questa volta. Chiedo gentilmente di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi per poter sapere quando pubblicherò il prossimo video. Quindi niente, buona sera a tutti e alla prossima volta.